Bentornati al primo appuntamento del 2010 con il telesettimanale di Voce TV. A tutti buon anno! Clamorose dimissioni in comune a Carpi del capo del personale Miriam Bulgarelli. Dopo 36 anni se n'è andata sbattendo la porta. Sulle motivazioni, tante indiscrezioni. La convenzione con la cooperativa Il Mantello sarà rinnovata, ma con stanziamento inferiore rispetto al passato, la precisazione di Miria Ronchetti dopo le critiche di Paluan e Maccari. Centro calcolo di Giuliano Dell'Amico e Franco Corradini compie 30 anni. I titolari raccontano il percorso di accompagnamento all'automazione intrapreso a sostegno di tante aziende della città. Alessandra Segni ha debuttato su Sky in La scuola cucina di classe, il primo reality del Gambero Rosso Channel. 16 concorrenti guidati da Igles Corelli alla prova dei fornelli. Abit Coop ha donato all'azienda USL di Modena 10 defibrillatori, 4 dei quali destinati alle strutture sanitarie del Carpigiano. Serviranno ad allestire i carrelli delle emergenze. Sull'addio di Aguzzoli all'ospedale di Carpi, la consigliera di Alleanza per Carpi, Gigliola Pivetti, ha presentato una interrogazione. Prendono posizione sulla vicenda anche UDI e CIF. Nella sua omelia di Capodanno, il vescovo di Carpi, Elio Tinti, ha ricordato la figura di Odoardo Focherini, di cui nel 2010 si celebrerà il 65esimo dalla morte. La ripartenza ci sarà se si punta alla rete. Lo scenario economico modenese nel quadro di fine anno tracciato dal presidente della Camera di Commercio, Maurizio Torregiani. Con gennaio si rimette in moto il circuito della moda. Prima fiera in calendario è Pittiuomo, dal 12 al 15 gennaio a Firenze. 4 le presenze dal distretto di Carpi, Tattica, Sia, Bella e Vunec. Con una serie di scatti dall'Afghanistan, il fotografo Francesco Cocco ha vinto il Premio Internazionale di Medicina Umanitaria Luiz Valtuegna, un'iniziativa di Medicos do Mundo. Successo di pubblico per la festa di Capodanno organizzato dallo staff del Cookies alle Ferrovie Creative, cena a base di pesce e balli fino a notte fonda con DJ set Mattia Agnelli. A Camille Corot, grande paesaggista dell'Ottocento, Verona dedica un'ampia antologica. La mostra è allestita fino al 7 marzo a Palazzo della Gran Guardia. È tutto per questa settimana, grazie dell'attenzione, arrivederci.